L'arte del tatuaggio affonda le proprie radici in tempi lontani e in culture antiche e raffinate. I tatuatori teramani, per esempio, sono dei veri e propri artisti, preparati e colti con una loro originale filosofia. Sono stati tutti studenti del liceo artistico di Teramo, abili disegnatori su carta, geni indiscussi nel dipingere sulla pelle. Si tratta di un gruppo di tatuatori teramani che realizzano magnifici disegni indelebili sul corpo ed ognuno di loro ha una sua propria filosofia. Io ho iniziato a ricamare, a tatuare 22 anni fa, non a Teramo, anche se io sono di Teramo e vengo dal famoso liceo artistico di Teramo, però ho iniziato a Bologna, dove ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, e subito dopo ho deciso comunque di intraprendere questa carriera a me sconosciuta. Io sono una tatuatrice autodidatta e ho cercato di arrangiarmi andando a scuola da vari tatuatori a imparare a fare gli aghi, perché non c'era il mercato che c'è adesso del monouso, di tutto quello che possiamo trovare su internet. Quindi io ho iniziato proprio base, tutto ciò che era base, piazzando il disegno che avevo realizzato sul corpo delle persone con il deodorante e poi incidendo la mia macchinetta nell'inchiostro e tatuando. Quindi veramente allo strato primordiale, devo dire. Senti, ma che cosa si prova tatuare in maniera indelebile la pelle di qualcuno? Allora, per me è una grandissima gratificazione che la gente mi presti la propria pelle per un'opera d'arte, per un disegnino, per una stellina, per qualsiasi cosa. Quindi quello che si prova è un'emozione fortissima che penso neanche la maternità la possa dare. Qual è stato il tuo primo tatuaggio? È stato un mio carissimo cugino di secondo grado, tra l'altro di Teramo, un cuore con un cartiglio con scritto il nome della propria figlia appena nata. Che rapporti hai poi con i tuoi clienti? Perché so che con i tatuatori si creano dei rapporti particolari. Bisogna cercare di capire cosa c'è dentro la persona. Una volta che si è fatto un colloquio, si parla un po', anche perché giustamente io le persone non le conosco, e cerca di capire un po' come si è dentro e si cerca di tirar fuori quello che ha dentro. È un po' difficile come cosa, perché devo cercare di entrare nella tua testa, nella testa del cliente. E poi ideare il disegno. Esatto. Senti, quindi sono tutti soddisfatti. Il rapporto è immenso col cliente. Stefano, tu sei un bravissimo tatuatore, specializzato in che cosa? Tatuaggi polinesiani e maori, mi affascinano tutte quelle culture che provengono dal Pacifico, così mi sono appassionato nel corso degli anni. Che cosa significano? Guarda, dipende, nel senso sono prevalentemente, come ti dicevo prima, tutte simbologie. Solitamente, ecco, essendo loro dei popoli di mare, comunque sono quasi tutte simbologie legate comunque alla cultura marina, comunque alla rinascita, per cui ecco rappresentano magari gli animali che possono simboleggiare il viaggio, la famiglia. Che ti posso dire? Quello che diciamo cerco di dire un pochino alle persone che si affacciano al mondo del tatuaggio dal punto di vista, diciamo, del tatuaggio tribale, è che comunque di non soffermarsi semplicemente all'aspetto puramente estetico, ma quanto che magari, ecco, si può dare anche una connotazione molto più personale, ecco, in questo senso. Bravi artisti, creativi questi tatuatori teramani, ma anche con solide basi culturali e conoscenza della storia dell'arte. Cosa gli insegnate di speciale al liceo artistico? C'è intanto una gran parte di storia dell'arte, poi secondo me la cosa che loro hanno imparato bene è il disegno anatomico, perché non si può fare un buon tatuaggio se non si ha una buona cultura anatomica, e quindi anche il senso del movimento, il muscolo ha una sua flessibilità e quindi la linea deve seguirlo per forza. È nato a Lecce. Dopo la laurea in filosofia alla Sapienza di Roma, ha iniziato la carriera giornalistica all'Unità. Corrispondente del TG1 dal Medio Oriente, inviato della RAI prima a Mosca, poi a Londra e infine a Parigi. Dopo 3 anni a Roma come direttore di Radio 1 e dei giornali Radio RAI, è tornato a lavorare nella sua capitale inglese. Ha pubblicato molti libri. In Abruzzo è venuto a presentare la sua ultima opera, Fumo di Londra. Un po' da lontano. Beh, quando? Non tanto, perché mi aspettano lì dentro. Quando ha deciso di diventare un giornalista? Ma queste non sono cose che si decidono. Quello di giornalista non è una professione, è un mestiere. Come tutti i mestieri è fatto di vocazione.
quindi non è che uno lo decide, è che la vocazione lo porta a farlo. Io scrivo da quando avevo l'età della ragione, il mio primo tentativo di saggio risale a quando avevo 10 anni e mi ero messo in testa di scrivere un libro sul generale De Gaulle, pensi un po'. Non l'ho fatto, grazie a Dio, però ho cominciato a scrivere per i giornali che avevo 17-18 anni, poi mi sono laureato in filosofia e a quel punto ho dovuto decidere se rimanere all'università o andare o continuare a scrivere sui giornali, e naturalmente ho deciso quest'ultima strada perché sono un tipo curioso e la curiosità è la molla del giornalismo, e la curiosità si può soddisfare in molti modi, sui libri o curiosando nella vita delle persone, e questa è certamente quella più eccitante e soddisfacente ed è quello che io ho fatto. E lei ha curiosato anche a Londra parecchio? Beh, tanto, ma prima di Londra ho curiosato in Medio Oriente, ho curiosato in Afghanistan, ho curiosato tra le guerre, sono stato per anni a Gerusalemme e al Cairo, poi sono stato per anni a Mosca, poi sono stato a Londra, poi sono andato a Parigi, poi ho diretto la radio, poi ho diretto un giornale, insomma di curiosità me ne sono tolte tante. Però Londra la ama particolarmente? Ma Londra è casa mia. Ma è più che casa mia, diciamo, Londra è la donna della mia vita dopo mia moglie, diciamo, io ho due donne della vita, una l'ho sposata, l'altra non ho potuto farlo perché era già arrivata mia moglie, se no mi sarei sposato con Londra, però la amo profondamente perché è una donna eccitante, favolosa, sempre da scoprire, piena di segreti, è magnifica. Ci suggerisce un percorso ideale da fare per chi arriva a Londra? Ma questo non si può, è come con le donne, ognuno le deve corteggiare a modo suo, ognuno deve trovare la via, perché questo dipende molto dalla sensibilità, dipende molto dalle curiosità che si hanno, quindi il percorso per accedere alle grazie di Londra non può che essere personale. Il mio è un percorso che ha un denominatore fondamentale, che è quello della libertà, perché come ho spiegato, come ho raccontato più volte, diciamo, io sono andato a Londra la prima volta in vita mia quando avevo 14 anni, mi inviarono i miei genitori in Inghilterra, mi spedirono a studiare l'inglese, a imparare l'inglese. Io naturalmente l'inglese non lo imparai, ma imparai un sacco di altre cose utili nella vita, non so, rollarsi una canna, bleffare a poker, baciare una ragazza, tutte cose che magari uno non fa più da tanto tempo, diciamo, però all'epoca avevano una loro utilità. E poi appena arrivato a Oxford, dove mi avevano spedito, feci l'autostop e me ne andai a Londra. E a Londra la prima cosa che andai a visitare fu Soho, è il primo spettacolo di Spogliarelli della mia vita. Una sterlina, 12 Spogliarelli, un vero affare, devo dire. E per un ragazzo che veniva da Lecce, dove un altro poco mi arrestavano perché avevo dato un bacetto sulla guancia alla mia fidanzatina, naturalmente fu la scoperta che il mondo aveva dimensioni diverse. Non è tanto il problema della scoperta del sesso, che diciamo è abbastanza ovvio e naturale in un ragazzo di 14 anni, ma è il fatto della scoperta della libertà, cioè del fatto che i comportamenti degli esseri umani devono essere affidati al loro esclusivo discernimento, non devono dipendere, a meno che non siano dei reati naturalmente, ma non devono dipendere dalle indicazioni di nessuna autorità. È vietato vietare. Brava, è vietato vietare, ma il senso della libertà inglese sta proprio lì, cioè nel fatto che mentre è vietato vietare, la libertà di ognuno ha come unico confine la libertà degli altri, quindi è una libertà che non deve urtare o invadere quella degli altri. Questa è la base di una convivenza civile. Una domanda di rito: l'ha incontrata la regina Elisabetta? Ma certamente l'ho incontrata che più donna volte. È? No, è una naturalmente una donna molto speciale. No, mi veniva di sorridere perché la prima volta che ho incontrato Sua Maestà a un banchetto di Stato, a un banchetto ufficiale offerto per il nostro presidente, in queste circostanze la regina riceve gli ospiti sulla soglia della sala, cosiddetta sala della musica Buckingham, e accanto a lei c'è il Lord Steward che le presenta
racconta man mano che arrivano gli ospiti, citando i nomi e cognomi. E così, quando fu la volta mia e di mia moglie si esibì in un fantastico inchino come prescritto dall'etichetta, e io a mia volta attesi che la regina mi porgesse le dita per sfiorarle le dita, come anche si usa in questo caso, e Sua Maestà lo fece e poi mi guardò molto intensamente. Non nascondo, diciamo, di avere provato un qual certo orgoglio, diciamo, cioè l'idea di avere suscitato l'interesse di Sua Maestà, insomma, non è più giovanissima, però insomma è sempre la regina. Purtroppo solo dopo ho scoperto che mi guardava perché lei detesta le barbe. Non era uno sguardo di apprezzamento, era uno sguardo di biasimo, credo. Detto questo, naturalmente è un enigma, si potrebbe dire della regina Elisabetta quello che Churchill diceva della Russia, diceva che è un enigma avvolta in un indovinello e chiusa e delle parole crociate. Nessuno sa che cosa sia o chi sia veramente la regina Elisabetta. Di lei si dice di tutto, il bene e il male, si dice che ami più i suoi cavalli e i suoi cani dei suoi figli, cosa che non credo vera. Quello che è certo è che è una donna che ha imparato a nascondere in modo professionale le sue emozioni, perché questo è quello che gli inglesi vogliono da lei, che non riveli le cose che ama o le cose che odia, perché il suo compito è quello di rappresentare 1000 anni di storia della nazione, e questo lei lo fa in un modo meraviglioso. Insomma, questi inglesi però allora non sono uguali a noi italiani. Non sono uguali a noi. Affatto. No, non sono affatto uguali a noi, ma questo, diciamo, è un bene. Io non penso che, secondo Marguerite Yourcenar, ci si ama solamente tra simili. Io non sono d'accordo con lei. Penso invece che l'amore sia un fatto di attrazione di opposti. Noi siamo molto diversi dagli inglesi, loro ci giudicano pittoreschi, colorful, noi li giudichiamo eccentrici. Penso che abbiamo vicendevolmente da imparare moltissimo. Grazie di essere stati con noi. Abruzzo Village termina qui. Restate con noi perché andrà in onda adesso la rubrica di economia Credito Oggi, curata da Stefano Di Ventura, direttore commerciale di Intercredit Confidi. Si parlerà di come portare ed esportare l'ingegno imprenditoriale italiano nel mondo, grazie a Simest, che è una struttura preziosa che aiuta le aziende a spostare vendite e sedi commerciali all'estero e far conoscere i marchi e le manifatture dell'Italia al mercato straniero. Buonasera a tutti.